Allora Franco, primo test, arrivato dal ritiro di Castel de Rio, sicuramente le gambe imballate, però insomma si è visto una squadra che ha provato a giocare, ha provato a tenere il ritmo ed è arrivata una vittoria che non conta niente, ma però fa sempre morale. Certo, la vittoria non conta, quello che conta è che la squadra abbia provato, come hai detto, a giocare a calcio, a cercare di difendere ordinata e credo che abbia costruito comunque un buon gioco, diverse occasioni da rete, e abbia concesso poco, qualcosa ha concesso, qualcosa anche in fase offensiva è migliorabile, però le attenuanti erano tante, è tornato un grande caldo, più di 30 gradi e molta afa qui a Imola, quindi non si poteva chiedere forse di più, ma quello che ho visto mi soddisfa. Un 4-3-3, sarà questo il canovaccio del campionato? Certo, è solo la prima amichevole, però hai provato inizialmente questo schema. L'idea è questa, credo che abbiamo le caratteristiche per farlo, però tra le nostre idee in cantiere è anche quella di avere una squadra abbastanza malleabile. È chiaro che come base c'è questa difesa 4 e questo centrocampo a 3, che però può presentare anche un trequartista con due punte oppure diventare un centrocampo a 4 schierando due punte. Questo sarà in funzione anche della forza degli avversari e in alcune circostanze anche in considerazione dei punti deboli degli avversari. Oggi non si sono visti carne secche, Galassi e Tattini, come stanno? Sicuramente un pit stop precauzionale. Sì, sono tutti problemini di piccola entità e non aveva senso rischiarli in una gara come questa che è un'amichevole e soprattutto anche per la filosofia che ha impostato la società, perché chiaramente devono tutti sentirsi titolari e di conseguenza nessuno è insostituibile. Se c'è un problema che reputiamo che possa aggravarsi giocando, a livello precauzionale abbiamo tenuto fermi, ma credo che tutti e tre già da lunedì siano a disposizione. Primi 10 giorni di lavoro, avete fatto anche il ritiro, qual è il tuo bilancio? Il bilancio che il gruppo è sano, ci sono individualità che mi fanno pensare che sarà una squadra che sarà sempre molto scomoda per gli avversari perché ha una sua identità, reagisce alle difficoltà, cerca di sopraffare l'avversario e non perde mai quella che è un atteggiamento razionale nelle due fasi offensiva e difensiva. Quindi sono ottimista che col lavoro riusciamo a migliorare tutte le fasi e quindi a presentarci a settembre all'inizio della fine del campionato con un Imolese pronta per questa nuova Serie D. Aspettate i gironi, tu qual è insomma il desiderio che vorrebbe realizzato Franco Farnetti? Guarda, il desiderio penso quasi sempre quando uno fa bene la stagione precedente, la paura è sempre quella di cambiare, quindi la voglia è sempre quella di mantenere il girone. Però credo che il bello del calcio sia anche quello di misurarsi con realtà nuove, soprattutto purtroppo per la crisi che attanaglia un po' il calcio in generale, potrebbe essere che avremo come avversari squadre blasonate come Padova e Siena, è chiaro, saranno sicuramente avversari molto importanti, però sicuramente daranno ancora più lustro a questo campionato, già credo diventato molto importante con la discesa del Rimini.